Ben ritrovati. Oggi faccio delle chicche di patate ripiene di salmone e mozzarella. Ho già lessato le patate, sono mezzo chilo di patate che l'ho già schiacciate, a cui vado ad aggiungere 100 grammi allora, di amido di mais. 1, 2. Non ci vanno uova, eh. Poi ho grattugiato con del formaggio il prezzemolo, l'ho reso proprio invisibile perché non mi piace che si vede. Solo parmigiano e prezzemolo, eh. Un pochino di sale. E vado a impastare il tutto. A parte ho fatto 100 grammi di besciamella in cui ho frullato 30 grammi di salmone. Guardate com'è bella densa, che vado a riempire queste chicche. E poi ho 70 grammi di mozzarella che mi servono per il ripieno. Quindi ho messo 100 grammi di amido di mais e adesso vado a impastare il tutto, il sale, e poi vanno in forno. Vedete come sono, come si è compattata bene la pasta? Spolvero un pochino. Cerco di dividerlo in quattro porzioni uguali. Ho già unto col burro una teglia dove vado a mettere il composto. Adesso metto la mozzarella. Vado a riempire con la besciamella al salmone. Questo è un piatto completo, è un secondo completo perché sono le patate, c'è il pesce. Adesso vado a mettere in forno. Il forno è già caldo. Li lascio 25 minuti a 160 gradi. Aspettiamo che diventano belle dorate, pronte per andare in tavola. Ecco, amici. Guardate che spettacolo. Adesso ne togliamo una, così vi faccio vedere com'è venuta. Ecco a voi.
Adesso lo assaggio. Scotta. Deliziosa. O squidiliziosa, come dice la mia nipotina. Allora, amici, ho finito. Questo si può considerare anche un primo veramente delizioso. Come volete voi, primo, secondo, piatto unico. Io vi saluto, vi ringrazio di vero cuore e se avete piacere iscrivetevi al mio canale. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao a tutti, buona giornata.